fucking right in the pussy. I'm raw. High five. Ooh, lots. Salve a tutti gente, sono di nuovo io a Caso 90, con me c'è di nuovo Alex Chaos. È sempre così ormai, dovreste saperlo. E siamo qui sul secondo scontro della finale del torneo Mystical. Abbiamo qua sempre JJ Play e Dwarf, che sono andati entrambi a farsi un danno a testa. Quindi non si sono incontrati. Non si sono incontrati. Che poi teoricamente entrambi quello dell'avversario si stanno facendo. Esatto, sono andati. Forse volevano rompersi le balle, alla fine non l'hanno fatto. Comunque, come possiamo vedere, c'è Griffin che si è preso Ra, bannando di nuovo Bastet e Hercules per questo scontro. Mentre, vediamo, aspetta, perché qua c'è un inizio di scontro. Penso che Dwarf sia andato un pochino male. Primo, cioè, a meno di neanche un minuto è passato e già prima kill per Griffin. Comunque, dicendo, Dwarf si è preso... Si è preso un Buzz bannando Apollo e Poseidon, quindi i due, diciamo, i due dei che hanno caratterizzato Griffin. Sì. Dei che hanno caratterizzato Griffin in questo torneo. E vediamo un pochettino gli start di entrambi. Griffin ha cominciato con Vampiric Shroud e Pozza del Danno, ecco perché l'ha massacrato male. Mentre Dwarf ha cominciato di stack, sta andando di stack col partito in Morningstar. Dovrebbe essere Morningstar. No, sì, Charge Morningstar. Sì. Okay. BOM! Sniper! Judge! Se vuoi farmi urlare in una partita devi fare cagate con Ra, quindi cioè, ci stai riuscendo. Sniper Gege. Mi manca troppo usare Ra, cioè, ce l'ho anch'io Mastery 10, boh, è una maialata. Comunque parliamo un attimo di questi pick, perché... Sì, però prima voglio fare una cosa poco professionale. Ovvero? Me la perdonerai, salutiamo Mario, il nostro amico Mario Edu, che ci ha appena chiesto sul nostro gruppo se dobbiamo andare in palestra, quindi forse oggi vediamo Mario. Oggi c'è Mario in palestra! Applauso per Mario! Ok, si torna a parlare di Smite. E vediamo un po' che Dwarf scegliendo un Buzz mi ha davvero fatto davvero un colpo al cuore, perché io adoro un Buzz come Dio e nessuno lo usa, non lo usa quasi nessuno in tutto Smite, intendo, non in generale, in tutto Smite non lo avevo mai utilizzato nessuno. Mi aveva detto che non lo sapevo usare, però forse ha voluto tentarsela, non lo so. Un Buzz è parecchio forte sia in giungla che in solo, però so che cala un pochino dopo un certo tot, quindi o vince subito o potrebbe non vincere. E non ho capito perché Gege sta solo guardando i minion in questo momento. Sta solo guardando i minion. Vediamo un po' che Ra non l'abbiamo mai visto in un torneo, sbaglio? Neanche nei tornei precedenti. Nessuno l'ha mai usato. Oh, vediamo un po'. Attenzione, si parte di bella ultimate da parte di Dwarf, però non è andata. Mamma! Boom! Mamma! Porca Eva! Mica Jesse sta facendo sniperate assurde. E ancora la pozione del danno che forse Dwarf non sta contando, perché c'è una pozione del danno ancora sopra, sì. Dwarf sta cosa non la sta contando. Però la pozione del danno. Adesso spiegheremo il god. Comunque sia, sì, Jesse ha fatto una partenza con la Power Potion che non ha fatto Dwarf, che è partito subito col Transcendence. Adesso probabilmente Gege sta andando di Warlock Sash, che come sapete gli darà vita. Intanto spieghiamo un attimo Ra, lo spiego io, magari un Buzz lo spieghi tu. Sì, un Buzz lo spiego. Anche perché un Buzz io non lo uso. Esatto, io invece ho Mastery 6, mi pare. Ra è uno dei maghi quasi vanilla di Smite. Per dirla in non una è quasi, penso sia vanilla, penso sia uno dei primi, cioè quelli che quelli che ti regalano. Mi pare di sì. La 1, l'avete vista, è stata la causa della seconda morte di Dwarf. È un raggio che va in linea retta, abbastanza lento, però fa il suo danno, soprattutto sulle lane minion. La 2, voglio fare un attimino una precisazione a Dwarf. Perché cazzo stai mettendo Sacred Monkey, ovvero la terza abilità di un Buzz, come abilità da portare su? Perché Madonna! Boom! Minchia!
Un'altra. No, siamo a 4. Cioè, ha fatto 3 sniperate praticamente. Gege sta andando in sniperate continue con Ra. La cosa è impossibile. Ma oggi sta giocando benissimo. Cioè, no, ma sta giocando molto meglio. Non che le altre volte abbia giocato male, però sta giocando ancora meglio rispetto alle altre volte. In 1v1. Ok. Intendo. Comunque, a Dwarf stavo dicendo, perché cazzo hai messo Sacred Monkey che non fa tutto quel danno e non serve per pulire la lane? Come si chiama? Overhand Smash, che sarebbe, è l'abilità principale di un Buzz che fa danno, ed è quella che pulisce subito la lane di Vabbè, minion. A questo punto spiega, cacchio, perché così non si capisce perché. No, però vai, poi la spiego, tanto poi si capirà, vai. Finisci spiegare. La 1, ripeto, la 1 l'hai spiegata. È il raggio. La 2 rilascia una luce da Ra, che rallenta gli avversari e se lo stanno guardando lo accecano per qualche secondo. Esatto. La 3 è quella raggio solare che viene dal cielo, che al suo interno fa danno ai nemici e cura gli alleati. Esatto. Per un paio di tick. Mentre la final l'avete potuta già apprezzare. È uno sniper! È un raggio di pura potenza solare che va in linea retta e fa danno all'avversario. A tutti gli avversari presenti in mezzo. Ricordo, sì, certo, a tutti gli avversari. Ricordo la passiva, che è un semplice buff al movement speed. Infatti Ra più usa abilità, più usa skill, più si muove veloce. Sino a un massimo di 3. Sino a un massimo di 3 stack. Quindi se utilizza 1, 2, 3 andrà a passiva massima, quindi andrà più. È una cosa utile normale, perché Ra non ha escape né dash. Esatto, quindi è una cosa equilibrata. Non è male. Allora, vediamo un attimino un Buzz nel mentre. Un Buzz ha la sua passiva che gli permette, dopo ogni abilità, di aumentare. No, di dare un colpo base che farà critico all'avversario quando viene colpito. Questo buff dura un tot di secondi, ovviamente, quindi. Mamma! Boh! Ah, l'ha mancatissimo. Secondo me Dolph ogni volta che sento una final partire, boh, sclera il culo. Sclera. Comunque, la passiva di un Buzz è questo. Quindi ogni volta che utilizza un'abilità ha un colpo base con critico che gli permette di fare veramente parecchi danni già dall'inizio, senza buildare critico da subito. L'abilità numero uno è un semplice salto. Un Buzz salta verso la direzione desiderata e fa danno agli avversari che ci sono dentro quando atterra dal salto. Bravo, inoltre mette anche uno slow, quindi rallenta l'avversario del 50%. L'abilità numero 2, che era quello che stavo dicendo, è un'abilità che fa semplicemente danno, ma fa danno in un cono abbastanza largo. Quindi è molto utile su un Buzz per pulire. Per pulire lane di minion, per pulire buffcam, per pulire tutto. E c'è Dwarf che ce l'ha a livello 2. Cioè, invece che potenza. E ha di nuovo ripotenziato la terza abilità. Ma non capisco perché. A parte che con la terza non shotta i minion. Quindi, una volta che lui manda la terza. Esatto, ma una volta che lui manda la terza, la numero 3, colpisce tutti i minion. Poi c'è Gege che prende e li cura. Quindi non è servita a niente questa cosa, non è servita proprio a niente. Però va bene. La 2, Maxata avrebbe shotato le lane. Sì, shota lane e fa anche molti danni. Però vabbè, ha deciso di andare così. L'abilità numero 3 di un Buzz è. È una specie. No, non è una specie, è una scimmia. Oggi non mi vengono le parole. È una scimmia che un Buzz lancia, come potete vedere, passa da avversario a avversario per un tot di secondi. Se non erro, se non massimo di 4 rimbalzi fa. Sì, 4 rimbalzi. Una volta che la scimmia ha terminato tutti i rimbalzi, se un Buzz ripreme l'abilità, si può teletrasportare sull'avversario. Come avete visto ora. L'ha fatta proprio giusto come l'ho spiegata. Se ripremete l'abilità, un Buzz si teletrasporta. Questa abilità è molto molto bella se un avversario sta scappando, perché se lo colpite con la scimmietta potete teletrasportarvi addosso a lui e dargli un colpo critato grazie alla passiva, perché avete appena utilizzato un'abilità. Quindi micidiale come cosa. La ultima è di un Buzz. Fear No Evil. Praticamente un Buzz butta a terra un totem che spaventa tutti gli avversari che ci sono attorno, facendo danno di continuo per tot secondi. Quant'è che dura? Sino a 2 secondi a livello massimo. Quindi questo è un Buzz, un dio molto molto interessante e molto utile in nei teamfight. È utilissimo nel teamfight, grazie proprio alla sua final. Però in 1v1 non viene usato praticamente mai. A mio parere è molto molto forte.
vediamo un attimino. Niente, no, non riusciamo. C'è un accenno di ingaggio, sì, ma esatto, non fa danno. Purtroppo Dwarf non è fa il livello, e il livello è anche il fatto che è tre livelli tra sopra al Warlock. Ricordiamo un attimino la build di Ra. Cioè praticamente Jeje sta facendo la build che faccio io sui maghi curatori. L'Afrodite. Io faccio ste build così. Sto facendo la stessa identica. Quindi buono. Comunque vai. Yes. Prego. Come già sapete, il Warlock da vita è una piccola percentuale di magical power di conseguenza. Quelli stivali sono gli Shoes of Focus e danno magical power e cooldown reduction. Yes. Quella invece è l'oggetto chiave in una partita del genere, perché è un'armatura, la breastplate, che dà physical defense e cooldown reduction. Con quei due oggetti Jeje ha il cooldown reduction maxato al 40%. Vediamo che Dwarf momento... è riuscito a prendersi un buff del danno. Finalmente, sì, è riuscito a prenderne uno. Almeno può sperare di fare danno a uno di tre livelli più in alto. No, di tre livelli più in alto di lui, non si dice. Tre livelli più in alto di lui. L'obsidian su Ra invece gli servirà per ridurre le difese dei... sia del nemico, perché si è preso una Son of Gaia, esatto, che degli obiettivi. Vediamo un po'. Un ingaggio. Cioè, Griffin che non perde vita praticamente. Si sta rifacendo la stessa identica. Ramerica niente, perché non è andato. Ramerica non colpisce. Ramerica nulla. Cioè, già se la ride. Mentre che giustamente Dwarf agga. Al momento deve aggare. Tre livelli sotto sono tantissimi. Ma tanti, cavolo. Però vediamo che Jeje ovviamente ne approfitta per colpire la Fenice. Questa potrebbe essere una Fenice parecchio veloce. Siamo a 11 minuti, 4-0 per Griffin. Un obiettivo anche giù. Cosa stanno facendo? Tanto boh, vabbè. Sclerano sì, male. Dwarf deve prendersi Penetration. Quello o è uno Jotuns. Io prenderei uno Jotuns. Sì, per ridurre il cooldown, per fargli la final il più in fretta possibile, anche perché lui ha il purification già altre, giustamente. Però come potete vedere, ora che Dwarf sta aumentando la 2 overhand smash, ora i minion se li sta facendo subito, non come prima che li ha lasciati entrare tutti. E attenzione! BOM! Porca, ma che sta succedendo? No! Peccato! Qua non... questa è troppo. Come si dice? Perché oggi non so parlare? Perché me lo spieghi? Avventato, è stato troppo avventato Dwarf a restare ancora lì. Avrei preferito che mi avesse fatto qualche danno in più alla Fenice e non morire. Perché questi sono gold e esperienza in più per Griffin ora. Quindi vediamo che sta andando. No, ha preso per un attimo, voleva prendersi forse su leader, ma ha cambiato idea. Altra difesa. Mi sa che hai fatto un po' un casino con i nomi, perché non ti ho capito neanche io. Hai detto Jeje al posto di Dwarf, una cosa del genere. Vabbè, Dwarf ha sbagliato comunque. Vabbè, è morto Dwarf, ha sbagliato Dwarf, no? Sì, sarebbe dovuto restare indietro e lasciar scappare l'avversario, perché era senza vita. Jeje sarebbe scappato e lui avrebbe avuto un po' di tempo. Esatto, lì ci sarebbe stata bene una canzone che... è questa, let it go. Come, Midgardian della serie Guardian. Non mi prendere mai. Lasciami perdere. La Midgardian. Dwarf è andato di Titan's Bane. Dwarf è andato di Titan's Bane. Non ne vuole cooldown. Non gli piace il cooldown a Dwarf. Come oggetto di penetration, il Titan's Bane è nettamente superiore allo Jotuns, perché dà penetration in percentuale al physical power di un god. Quindi, ovviamente, è superiore. Però lo Jotuns da cooldown reduction, che in questo momento non è presente su Dwarf. Esatto, gli servirebbe tantissimo, in realtà. Anche per contrastare quel purification che si è preso, Griffin, Che ingaggio! Attenzione, però, cavolo, senza vita e Griffin continua a stare full. E ballano! Non ho capito perché ballano. Stavo spiegando un attimo la Midgardian. La Midgardian ha una chance di rallentare gli avversari che ti colpiscono con gli attacchi base, quindi esatto, li rallentano. Praticamente è il frostbound difensivo, solo che dipende da chi ti colpisce, non da tu che colpisci.
questo. Una sorta di roba del genere. Mentre vediamo se... qua... final... tentata. Siete... perché ha usato questa... ah, pure... attenzione, perché aggressive beats da parte di Griffin, che riesce a scamparla. Perché ha usato le beats per riavere di nuovo le abilità presenti. Ora spieghiamo un attimo, perché il purification riduce anche il cooldown delle abilità di 3 secondi, se non erro. Sì. Quindi se un'abilità gli mancavano 4 secondi, utilizzando il purification arriva a 1 e lo può di nuovo riutilizzare dopo un secondo invece che aspettare 4. Quindi queste sono state aggressive beats utilizzate molto bene da parte di Griffin. Veramente molto bene. E ora vediamo, i livelli sono sempre 3 di differenza, non ci discostiamo da lì. E Dwarf sta andando ora di cooldown reduction. Probabilmente sì, se non vuole prendersi il brawler. A meno che non voglia prendersi anti-healing, ma a sto punto della partita non so. O meglio, potrebbero servirgli, sì. Ma più che prendermi quello, cacchio, non si è preso un'attiva. Un Awakening, si prendeva un cacchio di Awakening. E Tyrael su Judge. E Tyrael, quindi sta... diciamo, sta prendendo il massimo dalla sua vita. Esatto. Dalla sua vita aumentata. In realtà sarebbe Ethereal. Ethereal stuff, zio. Ethereal stuff. We are so much English. Ethereal stuff aumenta il danno in base alla vita che il god possiede. Quindi è un ottimo oggetto da combo col Warlock. 2% della vostra vita massima. E intanto no, Dwarf non ne vuole cooldown. Ha cambiato idea, sta facendo critico. Si è venduto quello, ha perso soldi, ha perso. Cioè, a parte che il critico su un Buzz ci sta benissimo, ma l'avrei fatto forse prima. Ma finale? Ma boh, lo Yotus, ma non c'ha cooldown. Quello sì, non lo so. È voluto andare di stack e via. Ci può stare, per carità. Non sono male di stack, final, però... Final sul... Ora, ora lo sapevo, ma... boom! Niente. Se ne è mancato. Mica, è un dito nel culo questa cura sui minion. Attenzione. Ok, vediamo che Dwarf è tornato in base, mentre Griffin è... guarda quanta vita ha Griffin! Ha tipo 3227. È tantissima. No, ma poi adesso ha 2 difese fisiche. Cioè, non cade più giù. Non cade più giù, guardalo. Cura i minion, cosa vuoi fare? Vabbè, la disperazione, gli tiro il bastone. America sul titano, direi. Attenzione, and the winner is Stra Judge Ply. Che ha vinto con Ra. Io non mi sarei aspettato sti pick, sinceramente, per la finale. Però ha vinto Griffin. L'applauso, vai, sì. L'applauso preregistrato ora. Bravo. Vai pubblico. Pubblico immaginario, vai. Vai, adesso ci sta una leggera intervista, secondo me. Sì, ma li dobbiamo intervistare entrambi oppure intervistiamo solo Griffin? Non lo so. Perché vediamo 6-0 da parte di Griffin. Con Ra player damage 11.000 contro i 10.000 di Dwarf. Dwarf si è avvicinato parecchio a player damage stavolta. Però non è riuscito a sovrastare Griffin. E un po', vai. Li porto su. Dove sono? Li porto su. Aspetta un po'. Bravo! Dwarf tristissimo. Dwarf. Vai. Alex voleva fare un'intervista. Vai. Sì, ma non so cosa chiedere. Anche io. Le vostre impressioni. Non sappiamo cosa rispondere. Vai, perfetto. Bella intervista, grazie. Grazie per essere stati. Saluto la mamma. Vai. No, qual è stato il vostro pensiero più ricorrente durante questi scontri? Che sapevo di star perdendo. Ora quello di Dwarf era merda. No, io ho cominciato la finale sapendo di andare a perdere, perché come ho detto già a Griffin, lui è molto più esperto di me. Io sono arrivato qui per culo. Non piangere però, non piangere Dwarf. No, perché ti sento esperto. Era una enfasi da narrazione. Comunque, bravi entrambi. Griffin, cosa ci puoi dire di questa vittoria? Vai.
che andrò a mangiare una pizza per me la offrono. Una pizza al babà. Una pizza al babà con la Pumaro Langop. Che cazzo? Finalmente ho vinto qualcosa nella vita. ed è stato il torneo Mystical. Cazzo. Quindi nel grafico, perché alla fine lo devo mettere. Sali e vince. Sto io che salgo. Esatto. Senti, e vince, gli applausi, partono gli applausi. Griffin ringrazia. Grazie a tutti i miei fan. Perfetto. Anche quelli che ho pagato per farmi vincere. Ne ho due, uno in cucina e in camera. Giusto d'estate. E l'altro sono io. Stanno continuando gli applausi, Gege, vai. Ringrazio Kazu che mi ha permesso di partecipare. E la voglio bene a caso. Bravi, anche okay, io ti amo, Griffin. Ma comunque ti regalo una pizza. Grazie mille. Col babà. col babà la Pumaro Langop e una tazza delle caffè. Comunque, tutto assieme proprio. Comunque, grazie a tutti per essere stati qua con noi. Ringrazio i partecipanti, chiunque abbia partecipato al torneo, tutti quelli che sono stati presenti dall'inizio, tutti quelli che hanno. Ringraziamo Lupo soprattutto. Lupo soprattutto che ha sponsorizzato il torneo. Esatto. Io volevo andare in finale con Lupo e prendere Ymir. E invece. Io volevo perdere con Lupo, ma non me l'ha dato l'opportunità. Esatto, quindi ringrazio tutti, chiunque abbia seguito il torneo, chiunque seguirà il torneo, perché questo tanto resta su YouTube, qualcuno verrà a vedere sti cazzo di tornei. Ma comunque, speriamo. E ci vediamo così. Nella season 3. Esatto, ci vediamo nella season 3, dove ci saranno parecchi cambiamenti alla mappaggia host, quindi sarà una mappa completamente diversa, quindi ci sarà un torneo anche completamente diverso nella season 3. Non lo faremo subito un altro torneo, ovviamente. Aspetteremo un pochino. Anche perché dobbiamo darci alle league. Esatto, nel frattempo ci daremo alle league. Nel frattempo vedrete quelle sul canale. Vedrete solo quelle. Esatto, può essere. Road to Master, perché no? Che potrebbe fare. Comunque. Okay. Griffin ha vinto tre chiavi di gioco che gli darò presto. Tre chiavi di casa. Dorf si beccherà il secondo posto e si beccherà due chiavi. Mentre per il terzo posto, che non l'abbiamo detto, ha vinto Strikes contro Lupo. Purtroppo non siamo riusciti a registrarlo perché Smite ha dato un sacco di problemi. Comunque ha vinto Strikes contro Lupo e Strikes avrà una chiave di gioco per il terzo posto. Quindi, comunque, se posso fare una dichiarazione finale, sono felice di essere arrivato in finale. Perché la finale è... No, era solo per... È la finale. Perché la finale è la finale. Che almeno ho vinto qualcosa. A parte, ma era per redimermi dal torneo scorso. Esatto. Avevi fatto cacate nel Fatalis, quasi arrivato in finale. Esatto. Quindi, ottimi risultati, direi. Ottimi risultati. Applausi per Dorf! Tanto poi in post-produzione sarà bellissima sta fase. Perché mi dovrò sclerare a cercare queste parti. Comunque, comunque basta così, torneo Mystical è terminato. Ringrazio di nuovo tutti e ci vediamo nella season 3 con un nuovo torneo che ancora non sappiamo il nome. Di cui ancora non sappiamo il nome, davvero. Forse. Sarà il torneo Frostbound. Torneo Griffin. Torneo Gaia. Per il torneo Griffin. Il torneo, non lo so, il torneo Yoko. Facciamo il torneo Vibe. Torneo Rage. Una cosa che mi piace, una cosa che non usa nessuno. Il torneo Deathbringer. Il torneo, no, si chiama il torneo Dumor. Road of Asclepius. Il torneo Asclepius. Sarebbe bellissimo. Torneo Earthseeker. Comunque, ciao a tutti. Grazie ancora. Arrivederci.